Buonasera a tutti, eccoci qui nuovamente per le nostre pillole di consapevolezza, una brevissima chiacchierata che facciamo sempre per approfondire o dare degli spunti di riflessione su delle parti di sé che sono interessanti, come la consapevolezza, la centratura, le relazioni e il benessere psicofisico. Questa volta parliamo di cambiamento, ovvero di tutto quello che succede quando delle persone vogliono operare un cambiamento su di sé e quindi anche quello che avviene nelle reazioni degli altri, che spesso non sono come ci attendiamo. Allora, in prima battuta bisogna dire che l'uomo, l'essere umano, cambia sempre, continuamente, anche proprio nello stesso anno abbiamo dei cambiamenti molto importanti nel nostro punto di vista, nelle idee, sull'etica, sulla visione del mondo. Pensate solamente quando vi trovate di fronte a un armadio, al vostro armadio, e tirate fuori un abito ancora con magari l'etichetta, e dite: ma perché l'ho comprato? Ma cosa mi ha preso quando ho comprato questa cosa qua? Ma cosa, come mi sono vista? Come mi sono visto? No? Ecco, ebbene, e quello è un cambiamento. Sarà pure banale, sarà pure una cosa, diciamo, di non profonda, ma comunque è un cambiamento anche questo, perché di fatto non vi rappresenta più. E quindi quell'abito che in quel momento vi rappresentava non vi rappresenta più. Allora, diciamo che quando cambiamo, quando spicchiamo il volo, ovviamente possiamo influire anche diciamo, sulla vita di chi ci circonda. Immaginate, per esempio, uno studente che decide di cambiare corso di studi. I genitori di solito sono allarmati. A qualsiasi età, che sia al liceo, a un certo punto non vuole fare più il linguistico, vuole andare allo scientifico, viceversa, piuttosto che l'università, inizia a fare un anno, 2 anni di università e poi vuole cambiare. È sempre un dramma, master, eccetera. I genitori non sempre lo prendono come un cambiamento positivo, sono terrorizzati dal fatto che il proprio figlio operi un cambiamento che quindi influisce sia nella vita appunto del figlio stesso sia nella loro vita, perché non si ha l'abitudine, magari, per esempio, non si ha l'abitudine al cambiamento, e quindi si pretende che anche gli altri non cambino, che anche gli altri non restino fluidi con i loro desideri, con quello che succede nella vita, nel mondo, eccetera, eccetera. E questo non vale solo per gli studi, vale ovviamente per tantissimi aspetti della vita, no? Le costrizioni, diciamo, ai nostri cambiamenti, oltre a tutto quello che abbiamo magari nella nostra mente come punto di domanda, come timore, come paura, eccetera, a queste si possono aggiungere anche tutti i timori dei genitori, delle persone care, dei partner, dei familiari, eccetera, eccetera. Perché? Perché i cambiamenti di ciascuno di noi influiscono anche nella vita degli altri, perché ovviamente siamo immersi in una vita di relazione, no? È chiaro che se noi viviamo sul monte isolati non dobbiamo rendere conto a nessuno, ma rendere a conto nessuno fino a quando? Perché rendere conto, diciamo, perché siamo spinti da degli obblighi che ci sono stati imposti, magari emotivamente, perché ci sentiamo schiacciati, perché ci sentiamo in dovere di, eccetera, eccetera, perché siamo sempre stati in un sistema, per esempio, in una dinamica familiare che ci ha voluti, che ne so, in un certo modo, di un certo tipo, con determinate regole, eccetera, eccetera. E questo lo dico non solo per i ragazzi, gli adolescenti, eccetera, ma anche per persone più adulte che si trovano a scoprire delle cose incredibili sulla propria famiglia, ovvero che magari i cambiamenti che una persona adulta vuole fare non fanno piacere alla propria famiglia, e la famiglia, da famiglia, diciamo, apparentemente amorevole, si dimostra una famiglia ostativa, una famiglia assolutamente, a volte, con delle dinamiche particolarmente grette e meschine. Se ne vedono purtroppo spesso di questi casi, e quindi poi ci si trova anche a dover gestire la delusione totale delle persone che vogliono operare un cambiamento migliorativo nella propria vita e che vengono osteggiati apparentemente senza motivo. Poi, ovviamente, andando a scavare si vede il perché, perché spesso familiari, parenti e amici strettissimi vogliono intervenire
intervenire, pretendono di intervenire nella propria vita personale, relazionale delle altre persone, con un'ingerenza che emozionalmente, psichicamente, moralmente, solitamente diviene inaccettabile. Ecco, quando una persona sente di dover spiccare il volo o quando una persona ha voglia di cambiamento, è bene che faccia dei ragionamenti molto importanti, ovvero dei ragionamenti che riguardano il proprio sviluppo personale e soprattutto la conoscenza di sé, cioè se siamo in grado, quanto siamo in grado, quali, diciamo, cambiamenti dovremmo affrontare per noi stessi e per gli altri, possiamo prevedere alcuni ostacoli, possiamo invece aprirci al flusso del cambiamento e dell'energia positiva che ci arriva ovviamente in qualsiasi cambiamento, possiamo trarre dal cambiamento un'opportunità di imparare su noi stessi qualcosa. La vita non è statica, la vita non è sempre uguale a se stessa, le cose cambiano, purtroppo molte persone sono abituate a rimanere fisse nel loro microcosmo senza, diciamo, scegliere direzioni diverse, direzioni di sviluppo interiore, esteriore, curiosità, affrontando la vita, diciamo, con tantissime opportunità che essa ci regala, anche quelle che magari in prima battuta non riusciamo a vedere, ma sicuramente persone attorno le persone attorno possono diventare proprio gli ostacoli maggiori per andare avanti. È chiaro che, appunto, come dicevo, il primo ostacolo, purtroppo, pensiamo a volte di essere noi stessi, e invece magari ce lo forniscono, ci fornisce l'assist la nostra famiglia. Allora è qui che arriva il nostro processo di consapevolezza e di conoscenza di noi stessi, per vedere quanto noi possiamo aprire o chiudere le porte ad un'ingerenza, magari per esempio familiare. È chiaro che le persone, quando noi operiamo dei cambiamenti, magari si sentono costrette a rimodellare la propria vita in base alle nostre scelte, e magari è un prezzo che sono restie, queste persone sono restie a pagare. Però questa è la vita, nel senso che se noi ci prefiggiamo una vita perfetta, ideale, immutabile e fissa, ci accorgeremo ben presto, o forse ogni volta che arrivano, invece, magari senza accorgercene, ma arrivano degli imprevisti come arrivano sempre, verremo continuamente presi da un senso di delusione, da un senso di critica, da un senso di sconquasso, perché diciamo che le persone attorno vogliono magari stare, per esempio, in un mood assolutamente statico, anche stantio direi, mentre da assolutamente lodare quei comportamenti che sono supportivi di ogni cambiamento, con la curiosità di capire perché uno studente ha abbandonato un corso di studi e ne ha scelto un altro, oppure ha abbandonato la scuola e ha deciso di andare a lavorare, oppure era preparatissimo per un certo lavoro e poi ha scelto di farne un altro, magari socialmente meno riconosciuto, ma che lo fa stare più tranquillo, lo fa stare più sereno, perché no? Sono tutte scelte personali che devono essere assolutamente rispettate. Detto questo, ovviamente, quando abbiamo dei comportamenti di questo tipo nel nostro entourage, avviene la selezione naturale, chiamiamola così, dei rapporti che possono essere di un certo tipo, diciamo, benefici nei nostri confronti o malefici nei nostri confronti. In questo modo diventa molto chiara l'origine dei rapporti che c'è fra noi e persone che sono attorno a noi, e spesso lo abbiamo visto anche negli ultimi 3 anni, dove abbiamo spesso subito un po' di tutto, abbiamo visto che c'è stata una selezione naturale tra persone che magari coglievano l'opportunità, per esempio, visto delle assurde sospensioni, piuttosto che ritrovarsi senza lavoro, piuttosto che non poter addirittura andare ad una scuola perché oltre i 12 anni
non si poteva in alcuni casi, appunto, che sappiamo bene, prendere l'autobus, quindi addirittura dei bambini, dei ragazzini che abitavano lontano dalla scuola si sono trovati a dover, per esempio, interagire con delle realtà diverse come le scuole parentali, eccetera, eccetera. Ci sono state delle opportunità che hanno comunque, che hanno subito il processo di cambiamento, e poi queste persone magari hanno spiccato il volo in un'altra dimensione, in un'altra realtà. Ecco, il processo di cambiamento è complesso, è complessissimo, diventa un fattore, come dicevo prima, determinante la conoscenza di se stessi, di analizzando le proprie qualità, analizzando i propri insuccessi, le proprie debolezze o i propri talenti, e ovviamente spiccare il volo è sempre un desiderio che si connette con le proprie, le nostre paure, per esempio, con l'affrontare i nostri limiti, e ovviamente questo, tutto questo porta a una situazione di incertezza fino a che a un certo punto superiamo, diciamo, quella zona di ansia, dalla nostra zona di comfort, zona di ansia, cambiamento, e finalmente riusciamo a spiccare il volo. Siccome abbiamo già a che fare con le nostre paure, con le nostre incertezze, con i nostri limiti, è bene che le persone, diciamo, che si trovano accanto non inizino a puntare il dito dicendo: ah, ma stai cambiando, ah, ma hai fatto un'altra cosa, ah, ma avevi detto questa cosa e invece ne stai facendo un'altra. Sì, anche questo fa parte della vita. Tutti i cambiamenti in realtà sono, se lo vogliamo vedere anche dal punto di vista karmico, un'opportunità per imparare qualcosa su noi stessi, nel bene e nel male, sia che ci vada male sia che ci vada bene. Quindi di fatto possiamo assolutamente gioire ogni volta che ci troviamo di fronte a un cambiamento. È chiaro che e per concludere, c'è quella che, come accennavo poco prima, diventa una selezione, cioè fra persone che vi sostengono e quindi vogliono il vostro bene, e persone invece che vi ostacolano a tutti i costi, perché evidentemente le loro, diciamo, il loro ego, i loro timori, le loro ossessioni, le loro false credenze, le loro strutture rigide, eccetera, eccetera, non permettono e non vogliono permettere agli altri di liberarsi, diciamo, nella vita. Il mio suggerimento è sempre quello di fare i conti con se stessi, di dimostrare il proprio valore a se stessi, e quindi di chiudere la porta a tutte queste interferenze che possono abbassarci anche a livello energetico, e aprirsi al mondo e alla vita. Namaste, vi ringrazio e ci vediamo per la prossima pillola di consapevolezza. Buona serata!